Palermo-Cagliari, per te è un'esperienza, un'emozione unica, visto che sei un doppio ex? Ma il Cagliari ormai è tranquillo, perciò sarà sicuramente una partita pure difficile, perché il Cagliari è una buona squadra, però noi dobbiamo giocare, dobbiamo scendere in campo consapevoli che dobbiamo ottenere questi tre punti che ci permetterebbero di sperare ancora, perciò dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti e spaccare tutto. Ma il Cagliari ti è rimasto comunque nel cuore? Ma a Cagliari sono stati due anni meravigliosi. Il primo anno abbiamo vinto il campionato di Serie B, il secondo abbiamo fatto il campionato di Serie A battendo Juventus, Milan, Inter, Roma, tutte le grosse squadre, perciò per me è stata un'esperienza molto positiva. Poi l'allenatore era Giampiero Ventura, ne posso solo parlare bene. Tu hai iniziato la tua carriera da giovanissimo proprio a Cagliari. Ma a Cagliari era Cagliari seconda categoria, diciamo che era un destino che devo andare a giocare poi nel Cagliari tra i professionisti. E ripeto, per me la Sardegna mi ha dato tanto e è stata una bella esperienza. E poi sei tornato qui nella tua città, che esperienze sono state? Ma la mia città, sai benissimo che io sin da ragazzino ci speravo giocare con questa maglia. Ci ho vinto pure il campionato di Serie B, sono andato in Serie A con il Palermo, per me è stato veramente un sogno che si è realizzato. Che ci fai qui adesso? Ma sono da vedere questa partitella, magari sarà un portafortuna, me lo auguro. Poi sono andato a trovare il papà di Roberto Vitiello, che è un carissimo amico mio. Quindi il tuo cuore per sempre è rosanero? Ma sicuramente, il mio cuore è rosanero. Sin da ragazzino, ripeto, ho sempre desiderato di indossare questa maglia. Ci sono riuscito, ho dato pure qualche soddisfazione e per me ne sono veramente molto, molto lieto. Quindi per domenica cosa diciamo? Siamo fiduciosi? È la volta buona? Si può svoltare? Ma ripeto, domenica dobbiamo vincere a tutti i costi per sperare, se no è finita. Perciò sono convinto che Palermo farà una grande partita e otterremo sicuramente questi tre punti che ci permettono di sperare ancora.